Quindi la cosa si può fare dal punto di vista economico e la domanda quindi che viene spontanea a questo punto è: ma te perché, siamo detto, perché hai cominciato? Cioè, come ti è venuto in mente? Cosa ti muove? Ma sicuramente i miei studi di economia mi hanno fatto pensare, no? Dov'è che posso ottimizzare praticamente lo sfruttamento delle risorse che ho fino in fondo, no? Ecco perché ai reflui zootecnici abbiamo fatto fare anche una cosa in più, no? E oltre che quella naturale di andare a concimare, fertilizzare il terreno, quella che prima ci forniscono anche energia, no? E quindi cerchiamo di sfruttare tutto fino in fondo appunto per perdere. Per ridare all'ambiente ciò che comunque togliamo, per ridarlo il più possibile, insomma. Quindi, insomma, possiamo dire che la competenza economica dei tuoi studi, la passione per la terra, le parole dei nonni, tutto mescolato insieme, un imprenditore un po' speciale. Grazie Angelo, un applauso e concludiamo con l'ultima poesia che ci